una storia d'amore. 7 mesi di guerriglia urbana, tanto è durata la resistenza armata dei GAP centrali a Roma. Mario Fiorentini, nome di battaglia Giovanni, comandante del primo GAP centrale di Roma, l'Antonio Gramsci, ne è stato uno dei maggiori protagonisti. Ho conosciuto Mario, per me diventato un padre e un maestro, che aveva appena compiuto 90 anni. Ricordo che arrivai in via del Boccaccio agitato come uno scolaretto che deve superare un esame, quando in lontananza vidi un signore con la chioma bianca che agitava la mano in segno di saluto e mi sorrideva, e, aggiungo io, di un uomo che ha come tratto distintivo la generosità. Mario è stato generoso quando si è inserito e impegnato negli ambienti culturali romani all'inizio degli anni 40, è stato generoso nella lotta contro i nazifascisti prima a Roma e dopo il 4 giugno al nord, dove ha combattuto con la missione OSS fino al 25 aprile 45. È stato generoso nel dopoguerra, quando è diventato un matematico di statura internazionale. E vorrei anche dire un uomo capace di amare e di spendersi completamente per i propri ideali e per la donna che ancora lo accompagna, la sua Lucia Ottoprini, la gappista che lo ha affiancato in gran parte delle azioni compiute. Un giorno, pensando al titolo da dare al libro, dissi a Mario che per me il titolo perfetto era Il sorriso di Mario e Lucia. Ricordo la sua e la mia commozione. Gli dissi che per me la storia dei GAP centrali era una storia d'amore, che questo mi aveva comunicato con il suo racconto. Ricordo anche che mi rispose: tu sei l'unico che lo ha capito. Scriveva Massimo Bottebelli in un'antologia da lui curata per l'editore Porchiani nel 1942. Poesia è la resistenza dell'anima umana che vuol tornare al cielo contro la storia che vuole accomodarla alla terra. L'aura che costituisce poesia è la memoria occulta del cielo perduto. Nessuna operazione logica può darne ragione. Da quella memoria indistinta nasce un movimento in profondo che è amore. E tutta la grande poesia, poesia amorosa. Il poeta è per antica definizione il fedele d'amore. Mario, con il suo racconto, mi ha fatto capire che la resistenza è una storia d'amore, che l'antifascismo dei tanti ragazzi che hanno combattuto non è stato nient'altro che la resistenza dell'anima umana alla barbarie, che ogni forma di resistenza è amore e quindi poesia. Il racconto di Mario Fiorentini sui 7 mesi di guerriglia urbana combattuta dai GAP centrali a Roma è il risultato di diverse ore di registrazione e di numerosi incontri che abbiamo avuto nell'arco di 5 anni. Abbiamo girovagato nelle piazze e nei vicoli del centro di Roma, dove Mario mi ha indicato i palazzi, i portoni, gli angoli, i tetti, i cinema, le chiese, le fontane che sono state teatro delle principali azioni militari messe a segno dai gappisti. Delle azioni che ha voluto ricordare, mi ha chiarito la dinamica, la motivazione militare e politica, la tormentata organizzazione. Di fronte ad un personaggio dello spessore e carisma di Mario Fiorentini, la mia idea iniziale di proporgli un'intervista basata sulla sequenza domanda-risposta si è fin dal primo incontro rivelata impraticabile. Mario è un fiume in piena, in grado di travolgere ogni resistenza. E con il suo immancabile e irrequieto sorriso, alternato a lunghe pause di riflessione e puntualizzazioni, mi ha condotto per mano nel suo racconto. Un racconto che appartiene al genere della autobiografia orale, scandito attraverso i ricordi dell'infanzia e dell'adolescenza, della presa di coscienza politica accompagnata dal forte interesse per la cultura ed infine della resistenza armata dei GAP centrali, con un'apertura verso il dopoguerra e la sua vita da matematico. Queste tre fasi della sua vita sono tenute insieme da un unico indistruttibile filo, l'amore per Lucia Ottoprini. A proposito del suo rapporto con Lucia, in una recente intervista Mario ha affermato:
Senza di lei non sarei una persona civile. Lei si occupa di me e mi cura amorevolmente e quotidianamente. Ci siamo accettati sempre per quello che eravamo. Per questo conviviamo amandoci da 70 anni. Capito. È il destino che ci ha fatto incontrare. La mia Lucia dice di me: Mario è un aquilone, io tengo i fili e lo riporto giù. Sì, è esattamente così. Anche nelle vesti di narratore Mario non smentisce la sua personalità di uomo d'azione, poiché la sua testimonianza è un chiaro atto di assunzione di responsabilità. La responsabilità di raccontare e di ricordare dei nuovi drammatici mesi dell'occupazione nazista, della perdita dei tanti compagni trucidati dai nazisti, a cui ricordo appaiono ogni volta sul suo volto sofferenza e commozione. Racconta della fame, della paura, delle torture, delle fucilazioni, dell'esaltazione dopo un'azione andata a segno. Mario ha voluto ricordare e raccontare delle donne e degli uomini che hanno combattuto nei campi centrali, della loro generosità, della bellezza dei loro corpi, donne e uomini spesso dimenticati dalla grande storia. E lo fa da grande narratore, con passione civile e partecipazione umana, evidenziando come dietro ogni azione compiuta ci fosse una enorme sofferenza. Dal suo racconto emerge chiaramente l'intricato tessuto di sentimenti, di ideali, di altruismo e di dolore, che si placa per brevi attimi solo quando parla della sua Lucia, un fiore sbocciato nel cupo paesaggio dell'occupazione nazista come promessa per un domani di luce. Nella trasformazione del parlato in testo scritto ho trovato non poche difficoltà, perché ho sentito il peso di una doppia responsabilità, dell'argomento che stavo trattando e dell'autorevolezza della persona che affidava a me fiduciosa il suo vissuto. Trasformare il parlato in testo scritto è soprattutto un lavoro di montaggio, le interviste sono scomposte e ricomposte, lavorate internamente con tagli e accostamenti, in modo che il testo scritto non sia una meccanica riproduzione del parlato, ma una sua rappresentazione, che punta in primo luogo a salvarne la qualità nel difficile passaggio dall'orale allo scritto. Il lavoro di ripulitura e limatura è stato lungo e difficile. Il problema principale è stato quello di creare un'armonia in una serie di melodie e di ricordi spesso scomposti che arrivavano a ondate e immediatamente si riaprivano ad altri ricordi con salti cronologici e spaziali o di persone. In questo cruciale passaggio si intersecano la responsabilità di colui che racconta e la responsabilità di chi scrive, perché ciò che emergerà sono i ricordi dell'intervistato e l'interpretazione dell'intervistatore. Una differenza tra le fonti scritte e le fonti orali è che le prime sono per lo più documenti, le seconde sono sempre atti, non vanno pensate in termini di sostantivi e di cose, ma di verbi e di processi. Non la memoria e il racconto, ma ricordare, raccontare. Le fonti orali non sono mai anonime e impersonali, come è giusto che siano quelle istituzionali. Per quanto il racconto e la memoria possono contenere materiali condivisi con altri, a ricordare e raccontare sono sempre singoli individui che si assumono di volta in volta la responsabilità e l'impegno di quello che ricordano e dicono. Tutto il lavoro di scrittura è stato in larga parte guidato dal prevalente piacere di raccontare di Mario, che mi ha posto nella condizione di sintonizzarmi su un registro più letterario che saggistico, evitando per quanto possibile una sovrapposizione che, se non ben modulata, poteva apparire al lettore sgradevole. Per Mario quella della resistenza è solo una delle stagioni che ha vissuto, quindi non ha mai enfatizzato e mitizzato quel periodo. Assorbito soprattutto dagli studi di matematica, non è mai regredito a quella stagione. Questo rende la sua testimonianza fresca, letteraria, mai retorica. Nel suo racconto non si avverte la pesantezza della memoria riattualizzata, ma una forte tensione al ricordo delle sofferenze dei compagni morti,
dei sacrifici del pericolo. La sua è un'identità solida che non ha mai subito incrinature e che non ha bisogno per motivarsi di tornare ai tempi mitici della gioventù, in quanto Mario è tuttora attivo nelle sue passioni e nei suoi studi. La testimonianza di Mario Fiorentino, un prezioso documento finalmente a disposizione di storici e lettori per poter approfondire gli studi e la conoscenza dei GAP, un gruppo di donne e uomini scelti che o sono stati osannati come mitici eroi o trattati come spietati terroristi. Mario con il suo racconto ci fa capire che erano dei normali ragazzi, peraltro giovanissimi, che nel momento in cui l'Italia è stata occupata dai nazisti hanno deciso coraggiosamente di passare all'azione per dare il loro fattivo contributo alla liberazione. Quella dei GAP non è stata solo una storia di guerra, ma soprattutto una storia d'amore.